Cesare vuol dire l'imperatore dell'impero romano, che allora dominava tutto il Mediterraneo e che si chiamava Tiberio. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. In questa frase di Gesù c'è in gioco la scelta di Dio, la nostra donazione a Dio, il richiamo a mettere Dio al primo posto nella nostra vita, che è una scelta sempre da fare e rifare e che non possiamo dare per scontato. Ma c'è anche in gioco il tema del rapporto che dobbiamo avere con l'autorità politica. Non si sta discutendo solo se dare o no un tributo all'imperatore, ma quale rapporto avere con l'autorità romana e con l'autorità in generale. Oggi ci sono due atteggiamenti molto diffusi verso l'autorità politica. Ad esempio, in Russia o in Turchia l'atteggiamento è divinizzare l'autorità. C'è un leader che è idolatrato da tutti, è il salvatore della patria e tutto ciò che fa va bene sempre e comunque. In Italia l'atteggiamento più diffuso è demonizzare l'autorità. I politici sono tutti ladri, sono una casta, tutti vogliono solo fregarci, nessuno di loro è onesto, mai. Sull'autorità romana, allora, c'era chi portava avanti la ribellione, ad esempio gli zeloti, chi portava avanti il collaborazionismo, come gli erodiani, e per motivi diversi i sadducei, e c'era chi proponeva una critica non violenza, come i farisei e in modo diverso gli esseni. Alcuni pagani invece arrivavano addirittura a divinizzare l'imperatore. È quello che implicitamente propone l'imperatore Tiberio stesso, facendo mettere la sua immagine sulle monete, mentre prima si metteva l'immagine di uno degli dèi sulle monete. La vera domanda è questa: in che modo si pongono i discepoli di Cristo nei confronti dell'autorità romana e dell'autorità politica in generale? Gesù, con la sua frase, prima di tutto rifiuta di divinizzare l'autorità. Rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio. Quindi una cosa è Cesare, un'altra cosa è Dio. Cesare non è Dio, l'imperatore non è Dio. In questa frase poi Gesù non prende un atteggiamento di ribellione e nemmeno di critica. L'atteggiamento di fondo sembra essere la lealtà, la fiducia verso l'autorità. Se ci sarà una critica, verrà successivamente, per casi particolari, ma non è l'atteggiamento di base. L'atteggiamento di base verso l'autorità politica è la fiducia, non la sfiducia, la disillusione. Il 28 aprile 2020, all'inizio della messa delle sette a Santa Marta, il Papa ha detto: in questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. C'è un tempo in cui il Presidente del Consiglio In un tempo in cui il Presidente del Consiglio non aveva ancora permesso di fare la messa con la gente, invece di protestare, il Papa aveva richiamato all'obbedienza alle disposizioni dell'autorità, in un atteggiamento di fiducia. Obbedienza perché l'atteggiamento fondamentale è la fiducia. Questo è il significato della frase di Gesù: rendete a Cesare quel che è di Cesare. Questo è sempre stato l'atteggiamento della prima comunità cristiana. Leggiamo ad esempio cosa dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 13. Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio,
quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. I governanti, infatti, non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Non vuoi aver paura dell'autorità? Fa il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada. E infatti è al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo, infatti, voi pagate anche le tasse. Quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi si devono le tasse, date le tasse. A chi l'imposta, l'imposta. A chi il timore. A chi il rispetto. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Perché stare sottomessi all'autorità? Perché Dio che vuole che ci siano delle autorità politiche per sfavorire e punire coloro che fanno il male, rubano, uccidono. Fino a prova contraria, io penso che l'autorità svolga bene il suo compito e do fiducia. Leggiamo anche un altro passo del Nuovo Testamento, la prima lettera di Pietro. Tenete un condotta esemplare tra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore, sia il re come sovrano, sia i governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Perché essere buoni cittadini, buoni sudditi, sottomessi all'autorità civile, nel rispetto delle leggi? Pietro ci dice perché dobbiamo evangelizzare. E se ci comportiamo come cittadini negligenti, la gente ci criticherà e non ascolteranno più il messaggio che abbiamo da dare. Quindi il mondo di oggi ha due atteggiamenti: divinizzare l'autorità o demonizzare l'autorità. Il cristiano rifiuta entrambi questi eccessi. Il suo atteggiamento è valorizzare l'autorità, cioè riconoscere il valore che ha, ma anche demitizzare l'autorità. Non è una cosa mitica che non può sbagliare mai. Ha una funzione positiva: la riconosco, do fiducia, ma sono anche pronto a far presente quando l'autorità tradisce il compito che ha ricevuto da Dio. Il cristiano è sempre segno di contraddizione. Quando tutti sono intruppati e acclamano l'autorità come quasi divina, lui critica. Come per esempio faceva Don Primo Mazzolari, che non era antifascista dopo, ma era antifascista quando c'era il fascismo. Quando tutti sono critici, sfiduciati, pessimisti, il cristiano ha un atteggiamento costruttivo, positivo, di lealtà, di fiducia. Gesù, che propone la lealtà e la fiducia di fondo per l'autorità politica, però non propone l'ingenuità. Nell'Apocalisse il potere romano viene paragonato a una bestia terribile che semina morte e distruzione. Nell'episodio delle tentazioni al deserto, il demonio offre a Gesù il possesso di tutti i regni del mondo, perché evidentemente li considera suoi. L'autorità politica, che ha una funzione voluta da Dio, può tradire
questa funzione. E invece di punire i corrotti e i violenti, seminare violenza, corruzione, morte. Un re, invece di difendere i suoi sudditi, li può sterminare. Invece di aiutare la gente, può contribuire a creare nuove povertà. Proprio perché do fiducia all'autorità politica, la criticherò quando non svolge con fedeltà l'incarico che ha ricevuto da Dio. Leggiamo le parole di Gesù del Vangelo di Matteo. Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Qui Gesù critica un modo oppressivo di vivere l'autorità e propone ai suoi discepoli un nuovo modo di vivere l'autorità come servizio, che vale prima di tutto all'interno della comunità cristiana, ma sicuramente da portare anche al di fuori della comunità, nella società e nella politica. Mentre sono leale per l'autorità, mi impegno per costruire un modo alternativo di vivere l'autorità. Un po' come i profeti dell'Antico Testamento, come Elia, Amos, Geremia, che riconoscevano l'autorità del re, ma non esitavano a criticarlo in nome di Dio quando sbagliava. Obbedienza ma in piedi, lealtà ma senza rinunciare a pensare, rispetto delle leggi ma rifiuto della propaganda quando nega la verità. E poi non limitarsi a criticare la politica quando sbaglia, ma impegnarsi e generare una politica nuova, diversa, più evangelica. Oggi c'è bisogno di rinnovare la politica perché sia al servizio della fraternità. Proprio perché diamo fiducia e siamo leali verso l'autorità politica, ci impegniamo perché la politica diventi ciò che Dio vuole che diventi. Ma come deve diventare la politica? E allora aspettavate questo momento, quando citerà l'enciclica Don Ale, che parla sempre dell'enciclica, anche oggi vi citerò le parole del Papa nell'ultima enciclica, Tutti fratelli. Per molti, e quindi questo è un da ora in poi è il Papa che parla, per molti la politica oggi è una brutta parola e non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l'inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a sostituirla con l'economia o a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare un mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica? Benché si debba respingere il cattivo uso del potere, la corruzione, la mancanza di rispetto delle leggi, l'inefficienza, non si può giustificare un'economia senza politica. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione più ampia. Penso a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. La società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci e meramente occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate con reimpostazioni di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne la guida. La politica, che è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. L'amore civile e politico si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone.
La buona politica cerca vie di costruzione di comunità nei diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la globalizzazione per evitare i suoi effetti disgreganti. E lo so che sono noioso, che non vi interessano queste cose, che non sono di moda. Ma io mi dicessi se Lazzati, se Dossetti, se la Pira, se questi avessero pensato come voi, ma lasciamo ad altri, avremmo avuto la Costituzione italiana. Continuiamo a far così. I credenti che, ma io non mi interesso di queste cose, così lo fanno gli altri. Invece dobbiamo tirarci sulle maniche e interessarci per primi. E non so, adesso qualcuno di altre nazioni può dire altri nomi che sono stati importanti, forse ti insegnerò poi chi sono queste persone, ma veramente quando i cristiani si sono messi a trasformare i loro ideali in progetti politici a largo respiro, sono nati grandi beni. E quando i cristiani si disinteressano o pensano a un piatto di lenticchie, perché il politico di turno mi dà una cosa in più, mi vendo, ecco,